un cacchettino nella varia offerta. E la polenta che poi rovesci nel tagliere grande di legno. Nell'amore della vita. Io e la nonna siamo due personalità molto simili. Ogni volta che io e mie sorelle andiamo a trovare la nonna, ci prepara una bella moka di caffè e mentre ce lo versa ci racconta i suoi aneddoti di quello che faceva col nonno e col papà. Abbiamo deciso di dedicarle un vino, ormai sono già 2 anni che ci stiamo pensando, perché ci sembra il minimo, visto che appunto per tanti è un punto di riferimento, per omaggiarla dopo 30 anni di attività. Ci abbiamo tenuto a realizzarlo nel nostro vigneto più antico, apparteneva appunto al mio trisnonno, e è appunto il vigneto preferito dal nonno Ergi. Dal momento che la nonna ancora oggi la pelle d'oca quando ne parla, abbiamo deciso di usare le uve proprio da questo vigneto, e in onore anche del loro amore, perché è una cosa bella e pura e che c'è ancora con tutti noi. Inoltre tutto è partito da lì, quindi anche papà ci teneva in modo particolare a questo vigneto. Quest'anno cerchiamo di proporre una bottiglia un po' particolare e abbiamo fatto un appassimento in pianta per cercare di dare una struttura e dei sapori fuori, diciamo, dei soliti canoni, pur rispettando sempre i sapori del Valdobbiadene e di OGG, per poi essere vinificata in modo particolare con le dovute cautele. Il vino sarà un vino tranquillo, dal momento che alla nonna durante i pasti piace appunto avere un vino fermo. Come direbbe la nonna Ida, salute amore!